Buonasera, buon lunedì e buon inizio settimana telespettatori di RTA, benvenuti al telegiornale. La cronaca in primo piano, insieme ad altri due complici, avrebbe compiuto manovre finalizzate a tagliare la strada e a bloccare le vetture in transito per poi maltrattarne gli occupanti. Per un duplice episodio di questo genere che risale al marzo del 2011, un uomo dell'est europeo è sotto processo con l'accusa di violenza privata. Secondo le accuse contestate dal pubblico ministero Elena Riccardi, l'uomo a bordo della sua vettura con altri due complici tuttora ignoti, in due distinti episodi avvenuti a distanza di poche ore nella stessa giornata a Valmozzola Stazione e a Ostia Parmense, avrebbe costretto malcapitati automobilisti a fermarsi. Poi, una volta aperto le portiere, avrebbe rivolto loro epiteti offensivi. Il processo si sta svolgendo dinanzi al giudice Laura Ghidotti e la prossima udienza si terrà nel mese di febbraio. Anche Bercetto, comune tra i volontari che aiutano le popolazioni del centro Italia. Questa mattina all'alba è partito Luca Alzapiedi della ditta Celi con 10 tecnici e speciali attrezzature. Il loro compito sarà quello di ridare energia elettrica a quelle popolazioni martoriate da freddo, neve e gelo. Questa mattina all'alba Luca Alzapiedi, titolare della ditta Celi di Bercetto con 10 tecnici ed attrezzature efficienti, è partito alla volta delle zone terremotate del centro Italia, martoriate dalla neve e dall'assenza di energia elettrica. Il supporto che giungerà da Bercetto grazie alla Celi risulterà particolarmente utile, poiché le squadre di tecnici interverranno per ripristinare reti elettriche in modo completamente autonomo. Tutto il personale è infatti abituato ad intervenire in situazioni estreme, avendo seguito già molte volte la manutenzione e il ripristino di linee elettriche falcidiate dal gelocidio a Bercetto avvenuto nel 2009 e nel 2010, quando tantissime zone rimasero senza luce. Un altro grande atto di generosità dunque che parte da questo territorio e giunge in modo concreto sino a quelle terre letteralmente martoriate. Per ogni bercetese, ha commentato il sindaco Luigi Lucchi, sapere che i nostri tecnici, i nostri volontari contribuiranno a ridare la luce e l'energia e con essa un po' di normalità a tante persone è motivo di sollievo e siamo tutti grati a Luca e alla sua azienda. L'inciviltà delle persone davvero non ha mai fine. Quello che un tempo era il parcheggio dei clienti dell'ex albergo ristorante Miravalle ora è divenuto una sorta di discarica a cielo aperto. Le immagini che vedete sono state riprese il 19 gennaio lungo la provinciale che porta da Fornovo a Borgotaro, poco prima di Solignano, nella zona del vecchio albergo e ristorante Miravalle. Come vedete, di incivili nel nostro paese ce ne sono ancora tanti. Quest'area, ex area di parcheggio del ristorante, è stata presa di mira dai sudicioni già in diverse altre occasioni. In questa occasione un grosso divano marrone, con tutti gli annessi, è stato scaricato in prossimità del bordo del piazzale, creando grave danno al decoro del luogo, ma anche di tutta la valle, perché questa è la strada che porta ai paesi a monte, quindi Borgotaro, Bedonia, Bercetto. Non si capisce perché questi barbari, per usare un eufemismo, continuino a fare gesti come questi. Infatti esiste un servizio gratuito di Montagna 2000 che permette di conferire gli ingombranti, gratuitamente ribadisco. Basta telefonare e dentro pochi giorni vengono loro a casa a prendere televisioni, frigoriferi, mobili e anche i divani. Sì, sarebbero potuti così evitare il disturbo di caricarli su un camion di notte, portarli in un posto appartato e scaricarli. Insomma, si sarebbero risparmiati insulti, maledizioni, ma soprattutto un bel po' di fatica. A meno che gli incivili non vengano dalla civile Parma, come alcuni di quelli che, approfittando della gita in Valceno, sono stati immortalati da una fototrappola a portare i loro rifiuti indifferenziati nei cassonetti di Rubiano. L'Associazione Culturale Don Antonio Beccarelli di Borgotaro il prossimo venerdì 27 alle ore 21, giorno della memoria, in Biblioteca Manara proporrà la visione del film Meditate che questo è stato, un film di Pietro Suber e Marco Dauria, Per questo abbiamo vissuto. Piero Terracina e Sami Modiano racconteranno la loro amicizia nata 70 anni fa nel campo di sterminio di Auschwitz. L'invito è quello di essere presente a tutti coloro che vorranno intervenire. Dopo l'incontro con l'assessore regionale ai trasporti Raffaele Donini in visita nei giorni scorsi a Borgotaro, abbiamo ascoltato anche la voce dei pendolari. Migliorano i numeri e le statistiche di Trenitalia per quanto riguarda la tratta ferroviaria Parma-La Spezia. Meno ritardi, meno soppressioni rispetto allo scorso anno.
L'incontro di venerdì scorso tra il Comitato regionale Pontremolese e l'assessore regionale ai trasporti Donini è stato utile a chiarire anche alcune problematiche, come quello della sostituzione entro 2 anni di parecchio materiale rotabile. Nonostante ciò, vi sono ancora molti disagi che l'alto numero di pendolari che giornalmente si recano alla stazione di Borgotaro sono costretti a fronteggiare. Innanzitutto l'assessore ha detto che sono calati, ma non in maniera così incisiva come dovrebbe essere, per cui c'è ancora molto da lavorare. E i problemi poi non sono solo la puntualità dei treni, ma sono la pulizia dei treni, il comfort nelle stazioni, vedi il riscaldamento, piuttosto che il sottopasso che si allaga, parlo di Borgotaro, può essere i treni che sono, abbiamo un materiale rotabile che è vecchio, per cui va rinnovato, e il fatto che siano vecchi provoca ritardi, rotture, cancellazioni. E a questo però lo stesso assessore ha detto che provvederà a un ricambio. Sì, andare al 2019 si è già spostato rispetto a quello che avevano detto, comunque ci ha garantito che tra marzo e dicembre del 2019 il materiale rotabile verrà cambiato, e questo sicuramente provocherà un miglioramento. Però, ripeto, ritardi, cancellazioni per il momento ci sono, per cui noi teniamo monitorato anche il comfort delle stazioni, abbiamo questo canale di comunicazione come comitato con RFI che devo dire funziona, diciamo che un po' di cose questo comitato le ha fatte, nel senso che ha potuto creare un punto di coesione. Bravo, con un po' tutti i pendolari, dove a noi arrivano le richieste dai vari utenti, le raggruppiamo, le mandiamo a RFI o alle persone preposte al problema che dobbiamo trattare, e diciamo che abbiamo avuto tante risposte. Infatti lei è una delle più agguerrite che anche attraverso i social network spesso denuncia i problemi che ogni giorno i pendolari devono affrontare. Qual è secondo lei il punto più migliorabile per la stazione di Borgotaro? Cosa deve essere prima di tutto migliorato nella nostra stazione? Allora, parlando della stazione di Borgotaro, che rientra tra l'altro nel progetto 500 stazioni, per cui verrà comunque ammodernata, adesso non sappiamo esattamente come e quando cominceranno i lavori, però diciamo che abbiamo una sala d'aspetto che tante volte rimane fredda, addirittura ne abbiamo due sale d'aspetto e non riusciamo a capire come mai ne è aperta solo una e l'altra rimane chiusa, ed è una cosa che abbiamo chiesto di chiarire, per dire, mancano i bagni, per cui stiamo sollecitando anche la questione bagni, che le ferrovie li hanno tolti quando hanno fatto il sottopasso con la promessa di ricostruirlo, e poi questo non è mai stato fatto. È un sottopasso che sta quotidianamente ha dell'acqua al suo interno che non capiamo da dove viene, anche quando non piove, per dire. Poi una tettoia da riparare, ci sono parecchi lavori da fare in stazione Borgotaro, come un po' in tutte le stazioni della linea, devo dire, a parte qualcuna. Però abbiamo la fortuna che sia Borgotaro però è una grossa stazione, è un punto di collegamento fondamentale tra La Spezia e Parma, quindi rispetto ad altre stazioni che non me ne vogliano, Ozzano piuttosto che Ghiare o Collecchio, la stazione di Borgotaro è fondamentale, un punto di passaggio fondamentale tra il Pontremolese e il Parmigiano. E poi anche comunque un bacino di utenza che è sicuramente il più grande nella tratta, e di conseguenza richiede una manutenzione diversa. Essendo in questo progetto delle 500 stazioni abbiamo insomma una buona prospettiva che venga migliorato. Entro quanto? Lì è stato un po' vago l'assessore, non ha dato date certe, però speriamo che nel 2018 comunque i lavori possano cominciare, ecco. Cripta della Basilica di San Marco a Bedogna gremita ieri pomeriggio per l'insediamento del nuovo rettore del seminario, Monsignor Lino Ferrari, tornato a rivestire questo importante incarico dopo averlo lasciato nel 1997. Al di là di quella che è stata la festa, perfettamente organizzata e riuscita, quest'oggi si è comunque compiuto un atto importante per le comunità delle valli del Tare e del Ceno, ovvero la nomina del nuovo rettore del seminario e del santuario di Bedonia. Una nomina
che appunto fa ritornare Don Lino Ferrari, che era già stato, aveva già ricoperto questo ruolo 20 anni fa, ma soprattutto importante per il fatto che questa struttura così importante, che fa da riferimento non soltanto alla comunità, diciamo, bedoniese qua vicino, ma a una comunità più ampia, che è il Vicariato delle Valli del Taro e del Ceno, della diocesi di Piacenza, ha nuovamente una guida. Sì, certamente nella figura di Don Lino, Monsignor Lino Ferrari, credo che davvero il santuario e il seminario possano essere, come dire, continuatori di quella bella e lunga storia che ha segnato appunto la storia e la tradizione di queste valli, non dimenticando tutto il lavoro che ha fatto anche Don Renzo e così poi anche Don Domenico. Però il fatto che lui ritorni sui suoi passi, alla sua origine, credo che sia molto bello, perché così conosce già le persone, può dunque entrare immediatamente in contatto con tante persone che qui si rivolgono proprio per pregare la Madonna, ma anche per avere incontri di formazione. Quindi ringraziamo il Signore che c'è questa possibilità che lui stesso ha offerto e che nella sua disponibilità è venuto incontro a un'esigenza davvero importante, no? Ridare fiducia, ridare slancio, ridare comunione a questo luogo importante della nostra diocesi, che davvero la Vergine della Consolazione benedica e protegga sempre il ministero di Don Lino e tutti gli abitanti di queste belle vallate. Per Don Lino si tratta di tornare a ricoprire un ruolo che aveva già svolto sino a 20 anni fa. Nel frattempo queste valli sono sì cambiate, ma il seminario e il santuario ne costituiscono sempre un punto importante di riferimento. Sì, devo dire tutta l'emozione che oggi è uscita dopo 20 anni di lontananza, anche se a dire il vero i contatti li ho sempre tenuti e l'affetto non è venuto meno per i seminari, il santuario e per le nostre vallate. Fino a 5 mesi fa davvero non prevedevo il ritorno. Poi pian piano le cose si sono messe in modo tale che il Vescovo mi ha rivolto la richiesta, è disponibile. Ho detto se ritiene che sia utile la mia presenza a Bedonia, dico di sì. E ringrazio il Signore anche per questo passo che è vero mi fa ritornare a casa. Il primo desiderio che ho espresso anche in chiesa è che ci sia un ambiente sereno dove poter operare. Devo dire che anche negli ultimi anni nella parrocchia di Castel San Giovanni quello che mi ha aiutato molto è stato proprio il clima di collaborazione, di unità tra noi sacerdoti e a livello anche cittadino con tutte le varie istituzioni e associazioni. Mi auguro che anche qui a Bedonia questo ci sia, come l'ho vissuto quando ero rettore negli ultimi anni della mia presenza qui. E non mi resta che augurare a tutti questa esperienza di ripresa, di collaborazione anche con me. Il seminario e il santuario hanno svolto un ruolo grande, lo sappiamo. Sono certo che continueranno ad essere un punto di riferimento per tanti momenti significativi, soprattutto di formazione dei ragazzi, dei giovani, degli operatori della pastorale. Chiedo a tutti un ricordo nella preghiera perché questo avvenga. Thank you.
ricordiamo che tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 in Biblioteca Manara a Borgo Taro si tengono i laboratori di lettura ad alta voce per bambini. Si intitolano Leggiamo insieme, l'ingresso è libero e per avere maggiori informazioni potete contattare lo 05 25 92 17 22. Il Circolo Culturale L'Albero di Albareto organizza invece un corso di panificazione in 3 lezioni, un corso che si terrà dalle 20 alle 23, il costo è di 30 euro più 10 euro di iscrizione al circolo per chi ancora non è socio. Gli appuntamenti si terranno lunedì 6 marzo, prima lezione con lievito madre pane, lunedì 13 marzo, seconda lezione focaccia genovese grissini e lunedì 20 marzo, ultima lezione con pizza e focaccia di Recco. Per informazioni dovete contattare lo 0525 999 783 85, pardon, chiedendo di Paola. Eccoci alla pagina dedicata allo sport, al calcio, come tutti i lunedì. Prosegue il periodo nero del Borgo Taro che ieri in casa ha regalato la vittoria al Sorbolo. Hanno portato invece a casa 3 punti importanti sia la Valtarese che il Bardi, stop a sorpresa del Solignano. Nella 17esima giornata del campionato di prima categoria la Valtarese acchiappa un'altra importante vittoria sul campo della Virtus Calerno, alla vigilia avversario che non preoccupava troppo la squadra di mister Sipone visto che naviga nelle zone basse della classifica e infatti al primo minuto di gioco è la Valtarese a dettare subito i tempi dell'incontro andando in rete con Mori. Passa mezz'ora e gli ospiti tornano a segnare, questa volta con Amoako. Al 45esimo il Calerno ha un sussulto ed accorcia le distanze, ma la Valtarese non concede altro spazio e l'incontro si chiude così sul 2-1. Ci pensa il biancazzurra, un po' a sorpresa, ad interrompere la striscia positiva del Solignano. Ieri, sul proprio terreno di gioco, fa suo l'incontro per 2-1. Sono i padroni di casa ad andare in vantaggio dopo 15 minuti. Il Solignano non ci sta, li raggiunge al 21esimo con Del Nevo, ma poi al 46esimo della ripresa è di nuovo il biancazzurra ad andare in rete, ottenendo la tanto sospirata vittoria. Ancora un pesante stop del Borgo Taro, che neppure in casa riesce ad esorcizzare il brutto periodo che sta vivendo e viene battuto 2-0 dal Sorbolo. Gli avversari vincono facile, grazie ai padroni di casa che al Bozzi asciupano troppe occasioni e praticamente regalano i 3 punti agli avversari. Inoltre, al 36esimo della ripresa, Scarpenti viene espulso per doppia ammonizione. I ragazzi di mister Cattani ora devono assolutamente analizzare e risolvere i motivi che stanno facendo scivolare sempre più giù la squadra. Vince di misura, ma vince contro la Povigliese il Bardi. Una sola rete basta per portarsi a casa 3 punti importantissimi per la squadra della Valceno che gioca in situazione precaria. La rete della vittoria la segna al 20esimo della ripresa il solito bravo Losa su rigore per fallo di mano di un difensore avversario. È stata una partita non bella, giocata tra le mura di casa con temperature quasi proibitive, tra le fila del Bardi diverse assenze importanti per infortuni e squalifiche. È proprio il Bardi che è quarto con 31 punti, domenica sarà ad Alboretto che è secondo in classifica. La Valtarese invece che è terza con 32 punti al Bozzi attenderà il Biancazzurra, attualmente quinto. Sceso in settima posizione a 23 punti, domenica il Borgo Taro andrà a incontrare il Real Valbaganza che in classifica è ottavo, un avversario che quindi potrebbe essere abbordabile e battibile. Infine il Solignano, dopo il KO di ieri in sesta posizione a 27 punti, avrà un incontro non facile in casa, dove arriverà la Casalese, secondo posto in classifica. Ancora fermi i campionati di seconda e terza che riprenderanno, tempo permettendo, domenica prossima, 29 gennaio. Meteo per domani, martedì 24 gennaio, molto nuvoloso al mattino, mentre al pomeriggio avremo attenuazione veloce della nuvolosità sino a divenire sereno. Temperature minime in leggero calo tra meno 3 e 1 grado, gelate notturne ancora persistono, massime in risalita tra 3 e 7 gradi, deboli infine i venti. Questa sera, come di consueto, alle 20.35 circa, in diretta su RTA.sport, segue alle 22 Atlas, alle 22.30 il TG e poi Ballo che sballo in TV. È tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata. A domani con il telegiornale di RTA. Arrivederci.